Allora, come nasce questo progetto delle marionette e soprattutto come diciamo, ti sei avvicinato all'arte? Perché questa è un'arte, quella di costruirsele, visto che so che te le costruisci da solo, sei tu che le crei. Sì, allora, una storia lunghissima. Ho sempre voluto fare l'artista, ho visto uno spettacolo di marionette quando ero più giovane, 16 anni, e dopo 2 anni di prova ho deciso che era la mia vita, il mio mestiere. E ho studiato da solo per un po', ho fatto design al Politecnico a Torino e poi ho fatto una scuola di marionette in Ucraina. E poi comunque hai creato diciamo, queste marionette, quindi devi essere anche un po' falegname o comunque devi avere un minimo diciamo, di conoscenza del legno per poter cimentare nella costruzione. Allora io in parallelo ai miei studi intaglio il legno da quando sono bambino, mi ha insegnato mio nonno che si chiamava come me Rashid. E quindi queste due cose si sono incontrate e hanno creato un ponte che ha portato questo spettacolo in strada. E lo hai portato anche in Calabria, perché tu hai detto che sei bosniaco. Hai studiato a Roma, a Milano, tra Torino e Ucraina, però alla fine sei approdato in Calabria, al Cleto Festival. Come ti sembra questo impatto con un borgo che in questo momento si sta ripopolando, però normalmente non è così? Allora, è un mese e mezzo più o meno che sto tornando, sto facendo spettacoli in Calabria. Cleto Festival è un appuntamento che stavo aspettando da un anno perché ho conosciuto Ivan che mi ha visto in un altro posto e in particolare sono affezionato a questa idea perché Cleto Festival ha preso anche una posizione sociale o politica con delle idee forti, quindi appena arrivi qua vedi la scritta aprite i porti, sì. Aprite i porti. E anche se questo è un festival di cultura ma sì anche di intrattenimento, ha deciso di dare un taglio al proprio pubblico. E questa è una cosa che mi emoziona e mi fa stare meglio. E anche il pubblico che ho trovato qua è un pubblico gentile, pronto ad ascoltare. Cleto è da sempre stato un paese accogliente. Qualcuno ha detto anche che l'arte e la bellezza ci salveranno il mondo. Voi artisti, che siete artisti prevalentemente di strada, che però poi vi esibite in dei contesti sociali, riuscite ad aprire un varco nelle coscienze delle persone perché le avvicinate in maniera poetica a un mondo che magari è andato e che ti fa tornare bambino? Per me questo non è soltanto un lavoro, un modo di guadagnare, di mangiare, ma è un'ispirazione, no? È un modo di, anche di ispirare le altre persone. E per me l'arte di strada, il contesto della strada, allo stesso livello, sullo stesso marciapiede, è l'ultima forma d'arte fruibile da chiunque, di qualsiasi casta sociale, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi colore, religione, idea politica. Ed è un momento in cui chiunque con quello che ha può donare qualcosa e gli artisti hanno il modo di comunicare con le persone direttamente. Dove ti possiamo trovare? Se qualcuno volesse invitarti a esibirti, a partecipare a una manifestazione come il Cleto Festival, su Facebook, sui social o dove? Allora, io sono aggiornato, quindi ho i social ed è così, The Gypsy Marionettista, l'inglese. Quindi ti si può trovare, basta metterlo su Google o su YouTube, penso che ti si può. È un attimo. Okay. Ma mi si riconosce anche facilmente. Perfetto. Allora, ti ringraziamo davvero per l'intervista che ci hai dato, insomma, per il Cleto Festival 2018 e speriamo davvero di vederti in giro perché le marionette prima, io quando ho assistito allo spettacolo, oltre a veder ridere i bambini, ma diciamo è un'emozione che dai al cuore. Grazie, grazie a voi.